Salutiamo Nicola Rauti, buonasera Nicola, buonasera. Abbiamo detto in cronaca, a Pontedera sei entrato e hai segnato, oggi sei entrato e hai segnato, stai scalando gerarchie e prometti altri gol. Sì, no, è quello che è il mio compito e devo lavorare sempre di più per questo, perché comunque come ho iniziato io personalmente per gli obiettivi che mi pongo non sono felice, però piano piano sto lavorando perché non mollo e quindi cerco di togliermi delle mie soddisfazioni per me e per la squadra. Adesso sei in grande condizione, si vede che hai proprio voglia di dimostrare. Sì, io sto lavorando, sto cercando di lavorare a testa bassa e come tutti quanti noi, perché dobbiamo rimetterci io per primo e tutti quanti in discussione come stiamo facendo e cercheremo di portare altri risultati positivi perché questo è il nostro lavoro. Intanto raccontaci il gol su quel bell'invito, su quell'invito bellissimo che ti ha fatto Pompei. Sì, Marco io penso sia un fenomeno, io lo conosco da quando era in nazionale, queste palle qui lui le mette sempre, io mi sono solo fatto trovare pronto, ma gran merito è suo. L'ultima prima di salutarti Nicola, con il Pontedera sei entrato da terzo attaccante, nel senso da esterno offensivo, oggi da punta centrale, potessi scegliere? No, io scelgo sempre punta centrale, però ripeto, faccio quello che mi dice il mister e con grande voglia di imparare anche magari un ruolo che non era totalmente mio, però sono contento perché piano piano sto migliorando e imparando. Ti chiedo l'ultima cosa io, poi una domanda da studio. La cosa che ti chiedo è, tu sei di proprietà del Torino, il Torino punta molto su di te. In questi casi, se un giocatore non gioca con continuità, la società di Serie A potrebbe chiedere maggiore spazio. Hai parlato con la società per gennaio? Ma sinceramente non ho ancora parlato perché sto pensando solo al Pescara. Sto cercando di lavorare per ritagliarmi lo spazio, questo non lo nego, però è chiaro che si faranno le valutazioni più avanti, però sono qui per dare tutto come voglio fare, come ho fatto oggi, come farò domani, come farò fino al resto dei miei giorni qui, quindi è questo il mio obiettivo. Un auricolare per Nicola Rauti che vi ascolta per una domanda una da studio. Sì, complimenti intanto a Rauti perché è stato bravo in occasione del gol, ispirato da un gran lancio di Pompetti che quasi non lo ha guardato perché sapeva che c'era lì. Allora Fabio. No, io rilacciandomi alle parole che ha detto il ragazzo, volevo chiedere a lui in cosa non è stato contentissimo di questa prima parte di campionato, visto che lui è stato molto autocritico e molto maturo anche rispetto all'età che ha, e l'abbiamo già detto in altre circostanze, però un ragazzo che ha qualità, e volevo chiedere a lui in cosa si sente di aver dato magari meno rispetto a quello che sono le sue potenzialità. Sì, buonasera innanzitutto. No, io sicuramente cercavo di migliorarmi perché chiaramente le prestazioni iniziali, perché io ho avuto comunque spazio, ho avuto modo di dimostrare, non sono state all'altezza di quello che sono io e non ho aiutato la squadra, quindi questo è stato il momento iniziale un po' più frustrante. Io adesso sto lavorando per cercare di aiutare, che sia tenere i palloni, che sia andare in profondità, sto cercando di entrare sempre di più nel vivo perché è quello che è il mio obiettivo.